famiglia della Valle è presente in piazza contro il TAR. All'inizio si parlava di manifestazioni di 2-3 mila persone, quindi il movimento ha avuto una sua lenta evoluzione. Comunque ci sono queste prime. All'inizio si crea un comitato promotore per il TAV che è patrocinato dall'Unione Industriale, da varie banche, San Paolo, Cassa di Risparmio, eccetera, e cui il presidente è Sergio Pininfarina, che tra l'altro è anche un rappresentante dei costruttori, delle banche costruttrici del TAV. E quindi questi creano praticamente, insieme d'accordo con la regione e con altre cose, fanno delle riunioni in valle, si parla appunto dei primi anni 90-94, e in cui cercano di spiegare alla gente l'utilità e la bontà di questa opera. In queste riunioni già vengono fischiati, sono costretti a battere in ritirata, quindi comincia lentamente in valle a crearsi una coscienza. Ci sono le prime manifestazioni e sono appunto detto dell'ordine di 2-3 mila persone, che però, essendo appunto una valle di 60 mila abitanti, sono già abbastanza significative per l'epoca. E un po' alla volta quindi si comincia ad ampliarsi, si comincia a costruire qualcosa. Però c'è in quel periodo già i servizi segreti contattano alcuni esponenti del movimento e gli dicono: state attenti perché ci sono delle frange infiltrate, terroriste, che si vogliono infiltrare tra di voi. E questo già è abbastanza strano. Arriviamo agli anni 95, 96, 97 e ci sono una serie di sabotaggi che sono abbastanza strani. In che senso? Ci sono una serie di sabotaggi che sono molto artigianali, molto come si dice, fai da te, diciamo, per capirci. Quindi parliamo di dal colpo di fucile da caccia sparato in un pannello di quadri elettrici di una trivella, anche perché all'epoca non c'è nessuna costruzione del TAR, c'è qualche trivellazione qua e là fatta da ditte che devono fare i cosiddetti carotaggi, quindi estrarre del terreno in profondità per vedere la composizione dei minerali del suolo. Questi sabotaggi poi tra l'altro non rivestono solo le trivelle relative al TAR, ma investono anche altri obiettivi. Prima di tutti la SITAF è la società italiana Trafori Autostrade del Freius, perché in valle nei primi anni 90 viene costruita la Torino-Bardonecchia, che è l'autostrada di l'autostrada più cara d'Italia, tanto per capirci, ed è una delle autostrade più costose, fatta quasi tutta su viadotti, molto devastante dal punto di vista panoramico. Infatti la Maddalena di Chiomonte, se qualcuno c'è stato, dove adesso c'è cantiere, è sovrastata da un immenso viadotto, quello appunto da cui arriva la polizia servendosi dell'autostrada, che è di un impatto veramente allucinante, perché praticamente ci sono i due versanti della montagna e questo viadotto enorme che ci passa in mezzo dal punto di vista paesaggistico. Quindi e la SITAF, questa società autostradale, ha anche interessi nel TAV, perché ha delle ditte a essa collegata che collaborano alla progettazione e alla costruzione del TAV. C'è tutto questo, un intreccio di interessi. Questa autostrada non era stata osteggiata dai Valsusini, perché gli erano stati promessi praticamente che i tir sarebbero stati levati dalle statali. Prima, per andare in Francia, bisognava attraversare tutti i paesi della valle, e quindi c'era un via vai continuo di tir, e gli abitanti chiaramente non erano molto contenti. Quindi gli era stato promesso che questi tir sarebbero stati levati, e quindi questo ha permesso di costruire l'autostrada senza grande opposizione. Però questa autostrada, che la cui costruzione è durata 78 anni, ha creato notevoli disagi, ha creato molti dissesti, soprattutto idrogeologici. Infatti
a Torino nel 2000, nel 2000 ci fu un'esondazione della Dora che invase di diversi quartieri di Torino, e sembra dagli studi degli idrogeologici che una delle cause è stata proprio l'autostrada Torino-Bardonecchia, perché l'autostrada nei punti in cui non è in viadotto corre su un terrapieno rialzato, e questo ha impedito il deflusso golenale delle acque della Dora, che da secoli, quando esondava, si sparpagliava sui terreni che i contadini della zona sapevano benissimo che erano terreni di esondazione, quindi non ci costruivano niente, e invece trovandosi una diga lunga che parallela fatta dall'autostrada, l'acqua è arrivata a grande velocità su Torino ed è esondata poi a Torino, quindi ha creato già notevoli danni questa autostrada. E adesso, appena finito appunto questa grande opera, la Valsusa è una valle stretta, densamente popolata rispetto ad altre valli alpine, e ha già due statali, strade provinciali, tutte con in fondo valle, la ferrovia e l'autostrada e un elettrodotto, quindi questa nuova infrastruttura sarebbe veramente devastante. Tenete anche conto che l'autostrada ha creato anche disagi di attraversamento, perché chiaramente per andare da un versante all'altro, se prima potevi andarci senza problemi, adesso devi fare dei giri lunghissimi e trovare il cavalcavia che ti permette di passare dall'altra parte della valle, del versante della valle. E quindi la rabbia verso questa grande infrastruttura comincia a salire. Poi ci sono tutti i problemi relativi appunto alla salute, proprio per le rocce sia amiantifere sia radioattive di cui è ricca la zona, e in più ci sono tutti i problemi relativi allo smarino che ho già detto prima, e tutti i problemi relativi all'inquinamento anche acustico. E più questa autostrada, questa ferrovia non serve assolutamente a nulla, perché il flusso di merci, cioè loro hanno previsto un flusso, perché all'inizio doveva essere per passeggeri, perché in realtà non conta l'utilità, quello che conta è costruire, perché in Italia l'unica lobby che fa girare il denaro sono le lobby dei costruttori, e quindi l'importante è costruire, costruendo, sì, chiaramente facendo pagare ai cittadini, si fanno girare i denari, si finanziano i partiti, si finanziano le varie mafie, perché tutti i mezzi, la maggior parte delle imprese costruttrici e subappaltatrici specialmente sono in mano a ditte facenti riferimento alla mafia o alle cooperative rosse, e quindi solo con questo sistema si riesce a far finanziare le lobby costruttrici, le lobby bancarie. Cioè, tenete presente che una banca, lo scopo di una banca è quella di prestare i soldi ad usura, però un conto è prestare, che ne so, 10 milioni a lui che si deve comprare la macchina, 50 milioni a lui che milioni, sono rimaste le lire, 50 mila euro a lei che si deve comprare la casa, e un conto invece prestare miliardi di euro allo Stato, cioè garantiti dal denaro pubblico, e quindi in un botto solo tu hai realizzato un grande affare senza praticamente nessun rischio, perché lui potrebbe perdere il lavoro e non ridarmi i soldi, lei potrebbe avere problemi a ripagarmi, mentre invece quando i soldi sono garantiti dallo Stato sono sicuri, e quindi l'utilità non è importante. Quindi sono partiti prima per fare una linea passeggeri, poi era assolutamente improbabile, perché le stesse a Torino-Lioni i passeggeri sono pochissimi, lo stesso treno TGV che andava da Torino a Parigi è stato abolito, e adesso da Torino bisogna passare per Milano per poter fare, quindi era insostenibile, non si sarebbe mai sostenuto una linea passeggeri. Allora
c'è Cancelli che è un tecnico notabile, politecnico, che dice ci hanno pensato i Verdi, io li adoro i Verdi per questa bella pensata, hanno detto facciamo un treno merci così leviamo i tir dall'autostrada, e quindi da alta velocità si è passati all'alta capacità, che sarebbe una autostrada ferroviaria come dicono loro, che in realtà è una presa in giro anche questa, prima di tutto perché il camion va dove vuoi tu, il treno invece segue un percorso determinato, e quindi questo loro sostengono che l'80% dei tir sarà dirottata sopra questa linea, questa autostrada ferroviaria. In realtà non è vantaggioso, prima di tutto perché il treno ha dei costi, ha dei tempi morti che devi caricare i tir, dei tempi morti per farli scendere, da lì poi devono proseguire alle altre destinazioni. Truccano le carte dicendo, perché i trasporti tra Italia e Francia sono sempre più in ribasso da 10 anni a questa parte, quindi aggiungono anche quelli da 20 miglia, come se chi da 20 miglia passa per andare in Francia e poi va in Spagna o in Portogallo o in Marocco, ha interesse ad andare in Valsusa e poi ritornare giù. Quindi è assolutamente inverosimile, in più per essere produttiva dovrebbero passare un treno ogni minuto e mezzo, è stato calcolato, per avere un ritorno in investimento. Quindi non è un'opera assolutamente inutile. Tra l'altro questo il corridoio 5, quello che dicevano che avrebbe collegato Kiev a Lisbona, non esiste di fatto più, esiste solo nella mente dei nostri politici, perché Lisbona ha già rinunciato da anni, in Ucraina a Kiev non sanno neanche che cos'è il corridoio 5, e quindi è una grossa bufala. L'Europa non ha mai richiesto assolutamente, quindi non esiste assolutamente nessuna necessità. Chiaramente non sanno neanche loro quello che dicono, infatti se voi sentite ogni politico quando parla del TAV dice resteremo tagliati fuori dall'Europa, è un'opera assolutamente importante che ci permette di collegarci al resto dell'Europa, cioè vanno avanti per slogan, nessuno fa un discorso tecnico, perché i discorsi tecnici non reggerebbero nessun TAV. Lo stesso, se non so se avete seguito, dopo lo sgombero di Chiamonte c'è stata la presa di posizione di Monti, che ha fatto i 14 punti per la TAV, e sono 14 punti che non stanno assolutamente in piedi. Adesso è uscito un libro di Marco Revelli e Pepino in cui vengono riportati, giravano già in rete le risposte dei tecnici della Valle. Io avevo letto addirittura dei ex allievi della Bocconi che avevano scritto a Monti dicendo da lei ci saremmo aspettati qualcosa di più e non della semplice propaganda politica, se noi avessimo fatto un compito come quello da lei presentato quando eravamo solo studenti ci avrebbe bocciato irrimediabilmente, ci aspettavamo grafici, dati eccetera, invece vediamo solo frasi di propaganda, quindi è una grossa bufala. Ritornando al 95, avvengono questa serie di attentati che in realtà io non riesco a, nel libro ne parlo, chi l'ha letto, chi avrà voglia di leggerlo potrà farsene un'idea, non riesco a dargli una chiara definizione. Potrebbero essere una parte quelli fai da te molto casalinghi, opera di qualcheduno valligiano però dalle idee molto confuse politicamente, perché questi attentati non vengono sempre rivendicati, li chiamano attentati gli inquirenti, io li chiamo sabotaggi perché attentati è una parola molto grossa, e quando vengono rivendicati quelle poche volte, quei famosi lupi grigi se qualcuno ricorda, hanno delle dichiarazioni molto confuse, molto anche da una, come si dice, un'ottica autonomista, tipo anche leghista hard, sono frasi tipo cacciamo via i dipendenti meridionali della Valsusa, cacciamo gli albanesi, frasi, in alcuni ci sono rivendicazioni della resistenza, in alcuni, in uno c'è addirittura le rivendicazioni di Cavallero, il famoso bandito degli anni 60, quindi
sono cose molto strane, però potrebbero anche essere opera appunto di qualcheduno incavolato contro queste nuove infrastrutture e deciso a passare a mezzi un po' più pesanti. Ce n'è uno in particolare invece che è molto torbido e viene proprio a Giaglione, in una galleria della SITAF, una cabina elettrica che alimenta l'illuminazione e la ventilazione, in cui viene plastico radiocomandato e a distanza, e in cui vengono questo dispositivo viene messo lì, cioè una cabina elettrica e una stanza piena di pannelli elettrici, e un profano entra e non sa, non ne capisce niente, invece lì vengono messi nei punti giusti per creare il maggior danno, e quindi è una cosa abbastanza strana. E in quegli anni ci sono un'intensa azione dei servizi segreti in Val di Susa, c'è il famoso affare, io ne parlo nel libro, dell'armeria di Susa, che era un'armeria in cui il titolare era Digilio, uno dei pentiti fascisti della strage di Stato, collegato armiere dei NAR, un personaggio molto controverso che aveva aperto su licenza dei carabinieri, era stata chiusa l'armeria che aveva a Milano e ne aveva aperta una a Susa a nome della moglie, quindi come se un pregiudicato mafioso aprisse un'armeria e con su permesso dei carabinieri, e questa armeria aveva un traffico di armi illegali sia con la mafia e sia con i servizi segreti. E qui c'è l'episodio del famoso killer di Mattie, che è un paese della Val Susa, e questo qui era un appartenente, se non mi ricordo, Fuschi, Giancarlo Fuschi, ed era un appartenente ai corpi speciali, servizi segreti, e poi era diventato un killer a pagamento e poi improvvisamente, non so se era caduto in disgrazia di qualche cosa, si era costituito e aveva confessato di aver ucciso diverse persone, alcune per tuo racconto personale e alcune per fare un favore ai servizi segreti. Quindi in Val Susa in quegli anni c'era la Val Susa, negli anni 70 era stata anche una base di prima linea ed era stata anche un campo molto attivo dei primi gruppi neofascisti, dove che organizzavano diversi gruppi paramilitari nella zona. Quindi era un ambiente abbastanza particolare, quindi molto delicato. E appunto ci sono, quindi secondo me, questa è una lettura che do io, chiaramente non ho elementi di prova, secondo me c'erano due problemi. Ci sono questi attentati, c'è quindi una radicalizzazione della lotta, c'è addirittura un tentativo da parte dei partiti, fanno una manifestazione contro il terrorismo e non ci va nessuno. Io ho spulciato i giornali dell'epoca e i giornali locali, lo cito nel libro, c'erano solo i rappresentanti dei partiti a questa manifestazione, e veniva intervistata la gente della valle e diceva: sì, è vero, ma i politici ci prendono in giro, e mentre invece i lupi grigi, che sarebbero questi, fanno almeno qualcosa per far sentire il problema del TAR. Quindi c'era una situazione già in luce, non come adesso, ma esplosiva, perché c'era un'uscita dai binari della legalità e c'era anche un favore della gente rispetto a questo, non c'era un rifiuto. Quindi occorreva, secondo me, dare un segnale più forte, e quindi vengono, secondo me, intervengono i servizi segreti, proprio perché un conto è appunto la bottiglia Molotov, la bomboletta di gas bevuta di benzina, e un conto invece l'esplosivo al plastico radiocomandato, quindi la gente comincia a tirarsi un po' indietro. E quindi c'è questa situazione strana. Però questo non bastava, bisognava anche terrorizzare la gente, e occorreva un capro espiatorio. E il capro espiatorio viene individuato in tre abitanti di una casa occupata torinese, che sono appunto i protagonisti di questo libro, e sono un valsusino, Silvano, e due ragazzi altri, invece uno era pordiese di Ivrea e la ragazza invece era argentina. Questi ragazzi vengono arrestati, quindi si parla del 5 marzo del 98, e accusati di almeno una parte di questi attentati.
accusati sulla base di prove assolutamente farraginose e senza nessuna consistenza. Viene montata una canea mediatica, vengono anche attaccati e sgomberati alcune case. Qua a Torino in quegli anni c'era un grosso movimento di occupazione di case, c'erano 12 case occupate, dico case occupate perché all'epoca c'erano i centri sociali di matrice comunista e ne erano 4 e 8 di segno anarchico che invece non si riconoscevano nella definizione di centro sociale e si chiamavano case occupate o squat, a seconda, da qui quindi il termine squat. E quindi in una città come Torino, insomma, anche se rasenta 1 milione di abitanti, prima era arrivata anche 1,2 milioni, poi con i licenziamenti della Fiat è ridiscesa perché molti sono ritornati ai paesi d'origine, comunque 12 posti occupati erano già una bella. E quindi anche quindi i magistrati e la Digos e i Ross cercano con questo sistema di prendere 2 piccioni con una fava, quindi dare un colpo notevole a questo movimento di occupazioni che si estendeva e peculiarità torinese tipica, non aveva nessun confronto con le istituzioni, quindi erano contrari. Quando a Milano il Leoncavallo e i centri del nord-est fanno la famosa carta di Milano, non so se qualcuno ha presente, che era un documento in cui riconoscevano lo Stato come controparte ed erano disposti a discutere con lo Stato e quindi a mediare. E a Torino esce con le realtà torinesi soprattutto e realtà anche esterne ma poche, per soprattutto quelle torinesi, un manifesto contro la legalizzazione degli spazi occupati. Quindi è una realtà molto effervescente in quegli anni, adesso un po' meno, anche perché è stata molto repressa, e che non accetta nessuna mediazione con le istituzioni, nessuna legalizzazione, nessuna appunto mediazione. E quindi occorreva anche porre un freno a questo. Quindi da un lato c'era l'esigenza, teniamo presente che questi due movimenti non avevano all'epoca nessun punto di contatto, cioè praticamente Torino, il movimento delle occupazioni era un movimento metropolitano, no? E non aveva poco sentore di quello che succedeva in Valle. Io mi ricordo che all'epoca nessuno si sapeva poco di TAV, l'unico cosa che girava in giro negli ambienti, le case occupate o le sedie anche, che era quell'opuscolo di Nautilus, non so se avete visto, treni ad alta nocività che continuano a ristampare da anni, che era un opuscolo situazionista francese contro il TGV, un opuscolo molto teorico che si faceva anche a concetti condivisibili, però sulla velocità come mito inutile del nostro tempo, e tra l'altro ha ripreso poi anche Ivan Illich, molto interessanti come su questo mito della velocità che non serve a niente, che viaggiare diventa una cosa inutile, non vedi i posti che attraversi, è una cosa che serve solo a fare il business e ti leva anche il piacere di viaggiare. E beh, era l'unica cosa che girava in quegli anni e non c'era né sensibilità né conoscenza di quanto stava invece avvenendo in Valsusa. In Valsusa invece era un movimento locale che non aveva grande ancora assunto una certa radicalità e non aveva neanche conoscenza della realtà esterna, quale potevano essere appunto le realtà metropolitane. Io mi ricordo che la prima manifestazione della Valle a Torino avvenne nel 2000, quando ci fu il famoso incontro italo-governativo con Amato e Chirac, mi sembra, a Piazza Castello, in cui venne un treno giù dalla valle, i manifestanti scesero 2000 persone e noi andammo con uno striscione di Torino con scritto Sole Baleno, assassini ad alta velocità, e ci unimmo a questo corteo e gli altri ci guardarono un po' straniti perché non ci conoscevamo, loro non sapevano chi eravamo noi e noi non avevamo conoscenza di chi erano loro. Quindi erano due movimenti paralleli che però era utile per il potere stroncare
uno sul nascere e l'altro al momento del suo massimo sviluppo. E quindi prendendo una casa occupata come gli ecoterroristi, come le definirono all'epoca i giornali, si riusciva quindi a prendere, dare, quindi se il disegno fosse giunto a buon fine, chiaramente se non ci fosse, per quanto purtroppo è drammaticamente successo, non ci fossero stati i suicidi di Sole e Baleno, probabilmente le loro tre sarebbero stati condannati a condanne molto pesanti, si parla sopra i 10 anni, e quindi sarebbero stati un monito molto forte nei confronti degli abitanti, dicendo quindi fate pure le manifestazioni passeggiata, ma se spostate una rete, se spostate, toccate un scavatore o qualcosa, vedete cosa vi succede. E quindi, come ho detto, vengono arrestati, vengono qua all'inizio, loro non sanno nemmeno per cosa sono arrestati, vengono sbattuti in prigione e gli vengono poi contestati questi reati. E adesso non la faccio tanto lunga, anche perché non si può parlare di tutto. Comunque, per cause anche personali, nel senso che Baleno era reduce di una storia, Baleno era Edoardo Massari, che il suo soprannome era il suo soprannome nei posti occupati torinesi, veniva chiamato Baleno. Era stato arrestato perché era stato trovato con un certo numero di raid, di Audi, aveva avuto l'incidente, gli avevano perseguito, insomma era stato accusato di fabbricazione di esplosivi e si era fatto 1 anno e mezzo di prigione senza nessun motivo per una tentata fabbricazione di esplosivi che non esistevano. E appena reduce di quella vicenda, dopo qualche mese, lui si era stabilito a Torino, era andato in questa casa che era stata occupata precedentemente, poi gli abitanti l'avevano lasciata e insieme a Silvano e Sole l'avevano ristrutturata, insomma era un momento positivo dopo l'esperienza del carcere, Sole era appena arrivata, si erano innamorati, quindi aveva iniziato una storia d'amore, quindi essere ripiombando in questa vicenda di repressione, quindi viene accusato di attentati terroristi, insomma dopo essersi fatto 1 anno e mezzo senza aver fatto niente, essere accusato di quello, probabilmente ha pensato, insomma, viene trovato impiccato nella cella, nella sua cella di Vallette, lui era da solo perché... Da qui il titolo delle scarpe assassine? Sì, no, perché questo del titolo ve lo spiego dopo, finisco solo. E lui viene trovato impiccato all'alba nella baranda della cella, lui era in isolamento perché lui voleva stare da solo, perché faceva yoga e non voleva avere nessun altro, ha chiesto di stare da solo. E dopo la sua morte c'è tutto un movimento che nel libro viene narrato, chi ora voglia poi quando riuscirà. Comunque il libro è scaricabile in rete, quindi volendo lo potete anche trovare lì, se non riuscite a comprarlo. E dopo la sua morte praticamente Sole viene liberata. Tengo presente che Soledad era più giovane, aveva 23 anni, Baleno era sui 36 anni. Soledad era appena arrivata dall'Argentina, dopo il suo arrivo c'era stato solo un sabotaggio, era stata trovata una bombola del gas con degli stracci di benzina che non era nemmeno scoppiata. Quindi era assolutamente estraneo, non sapeva nemmeno dove era la Valsusa, infatti c'è un'intercettazione ambientale in macchina che gli avevano messo una civice, in cui quando gli altri parlano della valle, lei dice ma la Val d'Aosta, quindi non sapeva nemmeno dove era la Valsusa. E dopo alcuni mesi anche Soledad si picca, lei era stata messa ai domiciliari ed era in una comunità per malati di AIDS creata da un ragazzo che era vicino all'ambiente delle case occupate, anche lui anarchico, che poi morirà anche lui suicida dopo la morte di Sole. E in seguito poi la faccio molto veloce,
Silvano resterà l'unico superstite, quindi gli inquirenti dovranno tirare un po' in barca, quindi viene richiesta una condanna di 7 anni e il giudice lo condannerà a 6 anni e 10 mesi, quindi gli levano 2 mesi. E poi in appello gliene levano altri 8, perché praticamente loro non avevano nessuna prova contro di loro. Le uniche prove che avevano erano state praticamente delle intercettazioni ambientali in cui loro parlavano: bruciamo il bancomat, facciamo saltare la banca, dicono: ah, che bello, un treno del TAV, potessimo dargli fuoco, sì, bisogna portare i bidoni di benzina. Però tutti i discorsi teorici, senza nessun riferimento a fatti reali, senza nessun riferimento a fatti concreti. Non hanno. E su Silvano praticamente l'unica prova che viene accettata è che in un attentato, quello appunto che dicevo prima, della cabina, quello fatto con l'esplosivo al plastico, viene trovata dagli investigatori una torcia di quelle da testa, quelle di cinesi con l'elastico, con delle tacche fatte con la lima, e a casa di Silvano viene trovata una torcia simile con delle tacche, che però sono tacche completamente diverse come disposizione. E tra l'altro Silvano dice non era nemmeno sua, perché lui aveva un'azienda agricola di famiglia, quindi molte cose che erano in casa erano del padre o di altre persone, quindi non sapeva neanche tutto quello che c'era lì. Vabbè, comunque a parte questo, sulla base di questo, e poi vengono accusati perché nella casa occupata trovano un razzo di plastica che deve essere probabilmente un razzo antigrandine, siccome a Capodanno le case occupate vanno a sparare i fuochi d'artificio davanti al carcere, quasi tutti i Capodanni, ed era questo razzo antigrandine, non era esploso ed era rimasto abbandonato lì, e loro li accusano di avere fabbricato una pipe bomb. Poi in appello questa pipe bomb cadrà, e quindi cadranno, e in appello verrà condannato a 6 anni e 1 mese, gli levano altri 9 mesi. Poi andrà in Cassazione riconoscerà che non entra nel merito delle accuse, ma riconoscerà, siccome erano stati dati le aggravanti per terrorismo, però gli articoli relativi al terrorismo dicono che le azioni fatte devono mettere in pericolo le istituzioni. In realtà le accuse e le cose che avevano loro, anche ammesso che fossero colpevoli, non avrebbero messo assolutamente in pericolo le istituzioni, quindi vengono a cadere le aggravanti. Quindi da 6 anni e 8 mesi viene condannato a 3 anni e 8 mesi, che lui ne aveva fatti 4, quindi praticamente vanno a pari, perché praticamente lui si fa un anno e più di prigione, viene liberato dopo la morte di Sole, e quindi è liberato, messo ai domiciliari, che farà in varie comunità, tra cui Sermini di Torino, e si fa quindi 4 anni tra carcere e domiciliari per questa vicenda. Quindi questa è una vicenda collegata al TAV, però che corre parallela. Negli ultimi anni c'è stata una grande sensibilità su queste cose, c'è stato un contatto tra la Valle, infatti adesso appunto la Valle è in ostaggio, come dicono i giornali, degli anarco-insurrezionalisti e degli autonomi venuti da fuori, e quindi c'è stata anche una sensibilità su queste cose, infatti ci sono volantini dei comitati Notav che parlano di Sole e Baleno, ci sono questo libro per esempio è messo nei siti Notav come uno dei libri contro il TAV. Tra l'altro è anche un antesignano, perché all'epoca c'erano pochissime, quando ho scritto questo libro, c'erano pochissime pubblicazioni sul TAV in quanto tale, quindi io scrivo solo un capitolo relativo al TAV, che tra l'altro è molto, in realtà io non parlo dell'amianto perché all'epoca non se ne parlava, ed è venuto fuori successivamente al libro la presenza dell'amianto, si parlava dell'uranio, dei giacimenti di uranio, ma dell'uranio e dell'amianto non se ne parlava ancora. Però quindi ho dovuto documentarmi quasi tutto sugli articoli di giornale, perché non c'è, adesso c'è invece una vasta bibliografia di libri contro il TAV, e anche questo è inserito, anche se appunto ne parla solo per un capitolo, tra i libri contro il TAV.
Quindi, boh, questo quindi è stato un momento di depressione forte, però anche un momento di crescita e di conoscenza reciproca, quindi c'è stato, e quindi anche per, cioè anche diciamo gli antagonisti, i torinesi che non sapevano, a parte i pochi che venivano dalla valle, non sapevano cosa stava succedendo perché non c'era conoscenza, non c'era scambio, da questa vicenda qui si sono sensibilizzati verso il TAV e d'altro canto invece i valsusini si sono sensibilizzati verso la realtà delle case torinesi e delle aree metropolitane. Quindi infatti tutti quelli, i ragazzi, la gente di tutta Italia, dei centri sociali che vengono da fuori, in valle sono sempre ben accolti e nessuno ha mai avuto nessun problema nei loro confronti. Poi io smetterei qua e lascerei invece, se ci sono domande, interventi. Ah no, aspetta, devo solo dire che mi era chiesto per il titolo. Il titolo non è mio, ma di Mario Frisetti, qualcuno di voi lo conosce, detto Schizzo, e si rifà, lui è un cultore del movimento Dada, che è un movimento, no, movimento artistico degli anni 20, prima di 20, degli anni 10. Parallelo al futurismo, però era un movimento molto libertario, come, ed è una poesia di Tristan Zara che dice: a pesca delle scarpe dei suicidi, A cerca la sua giornata al di sopra della follia precisa e netta. E allora io avevo fatto solo il sottotitolo, solo Silvano e Baleno e gli altri, e lui aveva detto mettiamo un titolo più dirompente, e poi è rimasto Le scarpe di suicidio. E tra l'altro lui è autore, visto, anche della copertina, che è una vecchia come si dice, no, niente, illustrazione di un libro di François Villon del Uè di Feltrinelli degli anni 70, solo che erano tre impiccati, ci è rimasto levato il terzo ed era il posto vuoto che sarebbe stato quello di Silvano. Io volevo aggiungere al grande interesse manifestato dall'area intellettuale del paese nei confronti del movimento notario. Sai che siamo in contatto tramite Susanna e nella sua bacheca è continuamente presente l'esempio notario come esercizio di democrazia e come problema internazionale, non solo nazionale, è un modello di sviluppo in discussione. Localizzare un modello di sviluppo e anche di conoscenza. Infatti c'è, io ho parlato prima, io ho curato un libro, non questo, che è un libro di storia sull'occupazione delle fabbriche a Torino. E si basa su un'intervista fatta da Marco Revelli negli anni 70 a un vecchio anarchico torinese che era un dirigente della FIOM e esponente dei consigli di fabbrica su quel periodo. Poi Marco la fece solo un articolo su questo e non l'ha mai pubblicata integrale. Noi l'abbiamo pubblicata, la potete trovare in fondo. E adesso Marco Revelli ha scritto un libro insieme all'ex giudice Pepino che si intitola Non solo un treno. E nel suo libro, che l'ho letto poco tempo fa, fa un parallelo tra la scuola moderna fatta dagli anarchici nel 1909 a Torino, ed era una scuola non per i bambini, ma era una scuola per gli operai, in cui gli operai andavano perché era una scuola per creare dei militanti, perché all'epoca gli operai avevano scarsa scolarizzazione e quindi era importante che imparassero a scrivere un volantino, a fare un comizio, a fare una conferenza. E quindi c'era questa scuola in cui gli operai, finito, allora si lavorava 12 ore al giorno, adesso magari Marchione avrebbe farcelo rifare, ma comunque... E finito il lavoro, gli operai andavano a questa scuola e andavano a fare lezioni di anatomia, di astronomia, di storia dell'arte, di fisica, di letteratura, e ti andavano docenti universitari a fare queste lezioni. E quindi era una scuola
non un'università popolare fino a stessa, ma era una scuola proletaria in cui gli operai avevano la conoscenza per poter lottare contro il potere. E Marco, nel questo libro sul TAR, fa un parallelo tra questa scuola e la Repubblica della Maddalena, che era un'università a cielo aperto in cui andavano docenti universitari a fare lezioni, ma non solo sui problemi inerenti al TAP, ma anche su altri argomenti, sulla decrescita, sui modelli di sviluppo, ed era un'università a cielo aperto. E Marco Revelli individua in questa sete di conoscenza dei valsusini uno dei motori della rivolta e della lotta. Dice che praticamente un valsusino qualsiasi ne sa più di trasportistica e di logistica ferroviaria di ogni politico che dovrebbe prendere le decisioni. E quindi questo è molto importante, perché la democrazia diretta, la partecipazione, l'autogestione ha senso quando la gente è in grado di capire, se no non può esserci autogestione se ci sono quelli che sanno e quelli che devono accettare le decisioni dei tecnici. L'autogestione, la democrazia diretta, l'azione diretta hanno senso quando la gente, poi è chiaro che c'è chi ne sa di più, chi è più preparato su un argomento, però la gente deve essere in grado di capire e di conoscere, non si deve fidare del tecnico perché è un tecnico, deve capire quello che il tecnico dice e dirgli stai dicendo cazzate. La tua assenza è una forma di resistenza. E invece questa democrazia partecipata, questo incontro fra i movimenti del Dovino, degli antagonisti, degli anarchici, con la gente della Val di Susa, come è nato? È nato, come ho detto, la prima volta ci si guardava con sospetto, anzi poi c'erano, perché poi i valsusini hanno delle pratiche valsusine che noi rispettiamo, però loro non capiscono molto quando arrivano in città, nel senso che loro per esempio non fanno scritte sui muri, perché chiaramente non puoi andare a fare la scritta sulla casa di uno che magari è un notaio e magari non c'ha voglia di avere. E allora loro per scelta fanno le scritte solo sui posti pubblici, sui muri delle strade, sui piloni, non fanno scritte su abitazioni. E allora quando vengono a Torino magari i ragazzi, i primi tempi, adesso c'è sempre discussioni, però è più tranquillo, i ragazzi magari con le bombolette fanno le scritte, si incavolavano, c'erano queste siamo dovuti a pratiche diverse, perché la realtà metropolitana non è la stessa di una realtà di paese, di comunità, cioè nei paesi c'è il senso della comunità, infatti la Valle di Susa ha conservato ancora quello, infatti mi ricordo che quando ci fu il presidio, il primo attacco al presidio di Venaus nel 2005, che vennero picchiati anziani che non se lo aspettavano, incominciarono a suonare le campane per la valle di notte per chiamare a raccolta la gente, come nel Medioevo quando arrivavano gli invasori. Quindi c'è ancora questo senso, quindi ci sono delle regole di comportamento che i cittadini rispettano quando vanno in valle. Infatti se ancora adesso sulle interviste ai giornali quando dicono, parlano dei ragazzi dei centri sociali che arrivano, dicono no, qua si comportano bene, lasciano tutto pulito, non rubano mai niente, e tutto, non abbiamo nulla da cui mai negozianti, gol. È stato un rapporto che è nato nella lotta, nei rapporti, nelle assemblee, nei confronti. Chiaramente all'inizio era molto più legalitario il movimento, la rottura è stata dopo Venaus, cioè quando hanno capito che la polizia non era lì per difenderli, non era neutrale, ma era al servizio dei potenti e che li avrebbe schiacciati senza problemi. Come ho detto forse prima parlando a tavola, all'inizio le vecchiette andavano a portare il caffè ai poliziotti perché i poverini stavano lì al freddo. Dopo il 2005 nessuno parla bene dei poliziotti, vale. Scusa, considerando che all'inizio abbiamo detto che potrebbe essere una situazione che potrebbe capitare anche qui in qualsiasi parte d'Italia, quindi è un po' tutta nostra, cioè nell'esperienza che avete accumulato quale potrebbe essere le cose
più importanti da tenere in considerazione per veramente rendere partecipata una scelta del genere, quando viene una spinta, quando viene una proposta, quando viene anche un'imposizione? Prima di tutto avere fuori dai coglioni i partiti. In Valle non ci sono partiti. C'è Rifondazione, che ogni tanto la rifondazione della Valle, ma agisce come militanti no TAV, non vedi mai quelli della Valle venire con le bandiere di Rifondazione, anche se tutti sanno che sono di Rifondazione. E come ci sono addirittura i leghisti, però i leghisti sono stati buttati fuori, adesso non sono più leghisti, ma all'inizio c'è stata, mi ricordo, una manifestazione che c'era quelli con la Lega Nord Val Susa. È molto trasversale il movimento. Adesso, proprio perché le opposizioni sono state sbattute, ci sono ancora, ma non sono più come Lega Nord. Però chiaramente l'importante è che non ci sia una sola determinazione dei partiti, e questo è un merito della Valle. E poi che ci sia un rispetto reciproco di tutte le posizioni, quello è importante, che non ci siano prevaricazioni e che ci sia un dialogo vero, una dinamica vera. Cioè la Valle è riuscita, non so se è un miracolo, è riuscita a sfruttare tutti i fronti. Praticamente ci sono i sindaci che si muovono sul piano istituzionale e fanno determinate cose. All'inizio davano la copertura, magari l'amministrazione andavano in prima, cioè a Seghino, prima parlavo con dei compagni che c'erano stati, e erano in prima fila i sindaci con la fascia tricolore. Sono stati assolti, erano stati denunciati dei sindaci per avere fatto resistenza alla forza pubblica. Persino i vigili urbani erano stati denunciati. Quindi è una situazione particolare che io mi auguro che sia ripetibile, però non lo so se possa essere ripetibile e esportato. Come modello ha funzionato anche nonostante i tradimenti. Per esempio c'era uno dei leader istituzionali che era Antonio Ferentino, non so se qualcuno l'ha mai sentito parlare, che era il presidente della comunità montana, lui era del PD però era notav, ed è stato per tanti anni uno dei leader istituzionali, era quello che... E poi si è venduto nel tavolo dell'osservatorio, quando dopo il 2005 il governo a Prodi ha messo il tavolo di confronto, e lui si è venduto e ha creato un coso che si chiamava FARE, che vuol dire Ferrovie Alpine e praticamente era una sorta di collaborazionismo al TAV in cui prospettava, ed è venuto a spiegarlo in assemblea ed è stato fischiato, anzi devo dire che quelli che erano più incazzati non erano tanti i compagni che lo guardavano sempre con sospetto, dicevano questo prima o poi ci frega, ma erano i più moderati, cattolici, così, che erano incazzati come bestie, dicevano bastardo, abbiamo fatto le notti al freddo a fare i presidi, adesso ci viene a dire di accettare, cioè c'era, quindi. E adesso questo qui è completamente isolato, adesso ogni tanto tira fuori qualcosa, tipo adesso ha invitato gli altri sindaci a non andare sabato alla passeggiata alle reti, e Perino gli ha risposto, ogni volta che lui fa questo invito siamo sempre migliaia, quindi è di buon augurio. Scusa, la notizia che la Francia probabilmente si ritira, come è stata accolta nel movimento? Beh, con soddisfazione dal punto di vista, perché alcuni argomenti del ripensamento francese sono quelli che in Valle portano avanti da 20 anni, il decremento del traffico di merci Italia-Francia continuo da 10 anni a questa parte, e l'insostenibilità dei costi-benefici, cioè praticamente non ci sarà mai un rientro di quest'opera e dovrà essere sostenuta dallo Stato anche quando sarà in esercizio, perché sennò sarà in perdita, e quindi sono argomenti che vengono avanti. Sul piano, io ho letto un'intervista il giorno dopo di Luca Mercalli, il noto meteorologo,
e diceva aspettiamo a cantare vittoria perché le lobby costruttrici sono molto potenti anche in Francia e quindi riusciranno senz'altro a bloccare tutto. Quindi senz'altro è uno spiraglio, ma non so, anche perché effettivamente una delle cose che ci salverà dal TAV è che non c'hanno i soldi, quello è, e quindi e più si aggrava la crisi, più devono fare tagli e più per loro sarà difficile che la gente digerisca appunto il TAV, gli F-35, tutta una serie di spese miliardarie che non servono alla società civile, servono solo alle varie lobby degli armamenti, del cemento e delle cose. Una domanda, lei ha parlato prima hai parlato prima del che i partiti sono stati cacciati da questo gruppo che stava nascendo. Mi potrebbe spiegare per cortesia che cos'è successo nel gruppo per il quale si è sentita, diciamo, questa necessità a cacciare questo tipo di persone? Che cosa facevano queste persone? No, non è stato cacciato nessuno. Cioè, cacciato... No. Sì. Prima di tutto i partiti non ci sono mai stati, nel senso che il TAV, per una congiunzione magica, è l'unica cosa su cui destra e sinistra sono tutti d'accordo. Se voi vedete adesso le dichiarazioni di Cota, della Lega e di Fassino del PD sono uguali, sono una fotocopia una dell'altra. Infatti pigliavano in giro, c'era su sito TAV, nulla a che fare. Infatti dicono tutti, sia Cota che Fassino che Saitta, presidente della provincia, anche lui del PD, dicono i violenti non hanno nulla a che fare col movimento TAV. Ci dicono le stesse cose. Quindi per questa congiunzione di interessi non avevano interesse, quindi gli unici che si sono mossi è stata Rifondazione, che in valle aveva una certa presenza, però si è mossa in contrasto con Rifondazione Nazionale, perché Rifondazione Nazionale, soprattutto quella di Torino, legata al governo Prodi e legata alla giunta Chiamparino, erano molto tiepide rispetto. Infatti io mi ricordo che una volta un'assemblea popolare era venuto uno di Rifondazione di Torino a fare un discorso possibilista, tipo quello appunto di Ferrentino che dicevo prima, e finita l'assemblea, a parte che era stato fischiato giustamente, ma finita l'assemblea l'avevano preso quelli di Rifondazione della Valle e gli avevano detto di al partito di non mandarti più qui in valle, perché sennò la prossima volta appena ti vediamo ti bastoniamo. Quindi è quello che ha detto, nessuno è stato cacciato, però proprio per questo scarso interesse nessun partito ha avuto. Adesso ci sono quelli di 5 Stelle che si stanno muovendo, però si muovono sempre diciamo all'interno di una dinamica, ma mai come partito. Infatti tutte le volte, infatti mi ricordo che quando c'era a Torino in Piazza Castello c'è stato diverso tempo un presidio permanente, praticamente veniva montato al pomeriggio e chiuso la sera in Piazza Castello, no TAV, e una volta avevano messo un manifesto di 5 Stelle contro il TAV e c'era stata una discussione e alla fine era stato levato, perché si era detto 5 Stelle è un partito che se è contro il TAV non ce ne frega niente, questo è un comitato no TAV e i partiti sono una cosa diversa. Ci va bene che anche un partito prenda posizione contro il TAV, però se lo faccia nei suoi ambiti e non al nostro interno. Quindi c'è questa... Praticamente il movimento, una volta si diceva, si poggia su tre gambe che praticamente danno la stabilità. Una è la gamba istituzionale, che sono i sindaci, i dottori che si muovono sul terreno istituzionale, quindi usano tutte le gabule istituzionali, ricorsi al TAR, tutte le cose che hanno un intento di boicottaggio, nel senso che ritardano, che danno, oltre ad avere anche un, chiaramente in un paese piccolo di 2-3 mila abitanti, adesso magari no perché ormai il TAR è un discorso che hanno ormai nel DNA, però all'inizio il fatto che tutta la giunta del paese fosse contro il TAV
determinava anche i cittadini, perché se i loro rappresentanti qui in un paese, non è come una città che il sindaco non lo vedi mai, in un paese il sindaco ci parli per strada, di 2-3 mila abitanti, no? E quindi hanno avuto questa funzione. L'altra gamba erano i comitati sono fatti da militanti, ogni paese della valle, tra l'altro c'è da aggiungere anche la Val Sangone, che è una valle parallela, cioè che si interseca, perché in un certo momento hanno detto che c'è lì stata una scelta politica del governo, siccome in Val Sangone c'era una serie di sindaci del PDL che erano favorevoli al TAV, allora hanno dato un'opzione di passaggio da quella zona in maniera da avere un tavolo concertativo con più favorevoli al TAV, invece di avere 30 sindaci contro il TAV ne mettevano 40, di cui ne avevano 10 a favore del TAV, anche se questi 10 erano di una valle in cui il TAV non sarebbe mai passato. E qui, però anche lì, proprio perché c'era questa opzione, sono cominciati a sorgere comitati notati. Poi c'è la Gronda, che è la parte della cintura di Torino, in cui sono sorti diversi comitati notav, Rivalta, Pianezza e altre zone. E poi c'è Torino, che Torino è la parte più dura, perché Torino è il luogo dove ci saranno più devastazioni, forse più che in valle, perché incasineranno diversi quartieri. Noi abbiamo provato, c'è il comitato Notav Torino Cintura che è da anni che fa i controinformazioni, abbiamo fatto una serata nel quartiere con un ingegnere che è venuto a illustrare il progetto. Praticamente vogliono fare in un quartiere abitato di Torino un mega cantiere grande come due campi di calcio, da cui partiranno due tunnel, uno che va a Settimo e uno che va a Chivasso dalla parte opposta, a Orbassano scusate, dalla parte opposta, e tunnel di chilometri, tutto lo smarino verrà messo lì. Però sempre in mezzo al quartiere faranno uno stabilimento di diversi piani in cui tutto lo smarino verrà sminuzzato per essere riutilizzato, e questo macchinario lavorerà 24 ore al giorno, quindi gli abitanti dovranno convivere con macchinari che sminuzzano le pietre 24 ore di continuo. E la gente che c'era, non tantissimi, però erano inorriditi. Quindi a Torino c'è pochissima informazione, a parte quella dei comitati, però fatti da compagni, quindi che vanno nei mercati, però non c'è ancora una sensibilizzazione, diciamo, di massa. È molto difficile, anche perché ormai la città, una volta le città erano i luoghi del conflitto, e adesso le città invece stanno diventando i luoghi della rassegnazione, e il conflitto viene marginalizzato alle aree più, appunto, ai centri sociali, però aree che in una certa misura sono marginali rispetto alla popolazione. Infatti non so se parli a Torino, hanno adesso costruito un inceneritore in periferia che è altamente inquinante, però non, una volta l'avrebbero fatto in campagna, però in campagna i contadini, la Coldiretti, i produttori sono molto più sensibili all'inquinamento che gli rovina i prodotti, gli rovina la cosa. Quindi incontrano molto più opposizione in campagna che all'interno della città. Quindi molte opere, molte altre cose che sono devastanti, inquinanti, vengono fatte all'interno della città proprio perché trovano meno opposizione di all'esterno. Tutto si può ribaltare, io mi auguro che anche il Torino insorga. Senta, mi scusi, un'ultima domanda. Per quanto riguarda l'informazione che è stata data del notab, cioè della questione che è successa lì, lei ha qualcosa da dire in merito, nel senso come è stata data l'informazione sulle televisioni, sui giornali? Ha informato bene i cittadini o comunque no, sia? L'informazione è di regime, l'informazione è... Cioè, in Italia praticamente i giornali sono in mano ai partiti e ai gruppi finanziari, non esiste un'informazione libera, e quindi tutti hanno interesse a costruire il TAV, non esiste. L'unico forse che dà qualche informazione è il Manifesto, ogni tanto è il Fatto Quotidiano, che sono giornali un po' borderline, ma tutti gli altri grandi quotidiani, quelli che raggiungono
servizio pubblico, sì, no, parlavo di carta stampata. Sì. Servizio pubblico, però gli altri è un settimanale che ha scritto molto di voi. Gli altri di Roma. Sì, no, ma io parlavo dei quotidiani. Mi pare che non lo conosco. Sono gli articoli di Susanna. Non hanno mai fatto interviste, comunque sì, però, sia documentari. Sono sempre i giornali che hanno un loro circuito, non aggiungono il grande pubblico. Beh, però di rete sono molti. Non hanno mai fatto documentari, canali 5, Italia 1, Rete 4, Rai 1, Rai 3, no. Non sono venute mai venute. Forse Rai 3 aveva fatto report, la Campanelli aveva fatto sì. E poi, come diceva, servizio pubblico, però sull'onda appunto, quando la Valsusa diventa un caso nazionale, allora si comincia a parlare. Se il conflitto rimane localizzato in Valsusa, hanno interesse a tenerlo sotto silenzio. Infatti è quello che ha detto anche Perino, stampa, potete trovare sul sito nota.info, e c'è la conferenza stampa di Perino e dice appunto che lui rivendicava l'assalto al cantiere, dicendo appunto che era un'azione di lotta contro il cantiere, allora ce ne saranno ancora, e diceva che fino a quando si fanno le manifestazioni pacifiche al governo se ne sbatte i coglioni, lo dice Chitarrini per non essere volgare, però se ne sbatte i coglioni, più quando invece succede quello allora si comincia a parlare del TAV, e dice quindi loro, infatti ha rammentato che la manifestazione più grossa che c'è stata in Valsusa è stata quella del 25 febbraio, quando noi eravamo io e i domiciliari e altri ancora in galera, e sempre la Santa. Sì, ma è stata la manifestazione più grossa, erano 70.000 persone, e dopo due giorni c'è stato l'allargamento del cantiere, e di cui è caduto Luca Pà, è stato spinto su dal traliccio, e dice proprio due giorni dopo una manifestazione di 70.000 persone, quindi non si può venire a dire continuate a fare le manifestazioni, sì, le facciamo, ma facciamo anche altro. Adesso poi c'è un'altra linea del movimento, anche per non stare fossilizzato, perché la parola d'ordine assediamo al cantiere va bene, ma non è sufficiente, bisogna trovare anche strategie che coinvolgano non solo la valle ma anche il resto d'Italia, quindi assediamo il paese, no? Quindi c'è uno studio su, adesso è ancora a livello di studio, ma si dovrà poi allargare, di tutte le ditte che hanno interesse sul TAV, in maniera che possano essere boicottate, anche perché sono ditte che hanno interessi non solo in Valsusa, ma hanno interessi in giro per l'Italia, quindi ne so, se c'è una ditta che collabora al TAV in Valsusa può essere boicottata, ci possono essere iniziative anche qui nelle Marche, se opera qua nelle Marche. Adesso per esempio c'è in programma una manifestazione a Ravenna organizzata con la gente del posto, però anche con la valle, davanti alla CBC, la cooperativa muratori cementieri di Ravenna, che è una dei maggiori appaltatori delle linee TAV. Il rapporto con gli operai, forze dell'ordine, la quotidianità, c'è stato qualche defenestrazione, qualcuno che ha detto ragazzi vi appoggiamo? No. Il movimento è comunque trasversale, no. Compatto, eppure dall'altra parte no, i rapporti con gli operai, se intendi gli operai della valle. Sì, se voglio operare il cantiere, gli operai della valle, tieni presente che quando c'è stato il primo assalto a Venaus c'è stato lo sciopero generale indetto dalla FIOM e dai sindacati di base in tutta la valle, quindi e anche adesso quando c'è stato lo sgombero a Piemonte c'è stato di nuovo lo sciopero generale per garantire a chi andava su la copertura sul posto di lavoro, quindi non c'è problema da quel punto di vista, anche perché la FIOM di Torino è apertamente notato, partecipa alle iniziative eccetera, parlo di Torino non solo a livello nazionale, però visto che anche Landini ha fatto dichiarazioni molto, sì, no, soprattutto sull'utilità di spendere quei soldi quando vengono tagliati dai servizi sociali, però è già un discorso che altri non fanno. Chiaramente la CGIL Edili è a favore del TAV, infatti ha fatto, addirittura aveva detto
quando c'erano state le trivellazioni aveva detto che gli operai, aveva fatto dei comunicati dicendo falsi, dicendo che gli operai erano stati bersagliati di sassi, cosa che non era vera. Quegli operai, gli altri invece, il rapporto non esiste praticamente, perché sono invisibili, praticamente arrivano insieme alla polizia, sì, se ne vanno insieme alla polizia, non escono nemmeno per andare a prendere un caffè, non hanno. E poi diciamocelo, umanamente sono anche dei pezzi di merda, perché quando è caduto Luca Bassi, qualcuno ha visto la ripresa, si vedono lui che era steso per terra che con due poliziotti che lo guardavano, e si vedeva che muoveva appena le gambe, e gli altri che continuavano a spostare roba, a segare. Cioè, in qualsiasi cantiere se uno cade ci si ferma, e questi invece hanno continuato a lavorare come se niente fosse. Ci hanno trovato i pezzi di merda d'Italia e portati lassù per più capire. Poi non so, io non ho presente, probabilmente sono anche manodopera immigrata che non hanno neanche coscienza di quello che sta avvenendo, gente che magari ha proprio bisogno di lavorare, non capiscono. Cioè, voi non avete modo di confrontarvi con loro? No, perché non li vedi proprio, arrivano, cioè li vedi dentro il cantiere, ma non, da fuori delle reti, ma non hai possibilità di dialogo. È una bella testimonianza. Domande, riflessioni? Poi ci sono le ditte locali che hanno anche dei subappalti, la maggior parte sono inquisite per mafia, perché la Valsusa è molto infiltrata dalla mafia, soprattutto la 'Ndrangheta calabrese. Tenete conto che Bardonecchia è stato commissariato per mafia, il comune più a nord d'Italia, per le costruzioni, sempre ai movimenti di terra, macchine, che è una delle maniere più facili per riciclare il denaro per la mafia. Il denaro dovuto ai proventi illegali viene, tra l'altro anche Saviano ha fatto quell'articolo su Repubblica in cui diceva che la mafia aveva seguito i lavori del TAV da Napoli fino al nord. Per esempio al nostro processo si è presentata l'Italcoge, che è proprietà dei fratelli Lazzaro, che è una famiglia siciliana, che sono in odore di mafia, e questi sono stati inquisiti, arrestati per turbativa d'asta, corruzione, hanno avuto diverse cose. Adesso è stata dichiarata fallita, bancarotta, fraudolenta, eccetera, e ci sono costituiti parte civile contro di noi perché abbiamo distrutto delle recinzioni di loro proprietà. Tra l'altro l'avvocato di questa ditta mafiosa è lo stesso che tutela la Guardia di Finanza, che si è costituita parte civile contro di noi. Quindi i finanzieri e i mafiosi hanno lo stesso avvocato. Sì, da noi siamo così di parte civile, l'UGL, polizia, il SILP, il SAP, il SIAP e COBAR della Guardia di Finanza e una sessantina di poliziotti e due ditte, l'Italcoge e la LTF. Poi non so se verranno accettati al processo. Volevamo ringraziare come tono verde il veneziano per la specialità dell'iniziativa. Tra l'altro è la prima volta che parlo a Riva di Mare, è un'esperienza molto piacevole. Sono visto fare il bagno.